Non c'è Natale senza cine e panettone. E qui nel cuore di Milano, questa sera vedremo The Christmas Show. E finalmente siamo con lui, uno degli attori protagonisti. Non protagonisti. Anzi, posso dirvi, ma neanche nel cartellone. E neanche nel cartellone. Nonostante, voglio dire. Però sei qua questa sera. No, ma sono qua anche perché. Aspetta, e poi non sei? Sei in ottima compagnia, no? Ma c'è la nostra. Siete inseparabili oramai. Sì. Come i pappagallini. Alex Belli, Delia Duran. L'ultima volta che ci siamo visti hai presentato il disco dove tu cantavi, lei ballava, o cantavate tutte e due? Sì, qualcosa del genere. È passato un po' di tempo. Com'è il Natale per voi? Ma guarda, il Natale per noi vuol dire famiglia, nonostante quest'anno abbiamo dei progetti, diciamo, estivi. Sì, ce ne andiamo al caldo. È la cosa migliore, sì, direi. Sì. Chiudiamo tutti i rubinetti del gas. Ciao, ci vediamo a marzo. E siamo con Amedeo Goria. Come sarà il tuo Natale? Natale, guarda, io vivo abbastanza la giornata, non lo so, spero che sia in famiglia, sai, io ho due figli, un'ex moglie, il compagno dell'ex moglie, il compagno prossimo sposo di mia figlia, il marito, la moglie di mio figlio, e soprattutto spero che sia un Natale, vabbè, è banale dire felice per tutti. The Christmas Show, qui in compagnia di Aristide Mummi Mannati. Caro Ari, ci vuoi raccontare del Natale nell'antichità? Allora, mi lanci su un argomento a me caro, io mi ribello a questa anglofonia imperante, per cui per me The Christmas Show non è tale, ma è il Dies Natalis, oppure il Die Natalis Spectaculum, cioè una sorta di show nell'antica Roma quando nasceva il cristianesimo. E compagnia di questa allegra combriccola, wow. Ci siamo. Ma siete contenti che vi ho portato al cinema. Ma chi ha pagato, Mitch? Ho pagato io per tutti. Grazie, ho grande. Ha pagato Mitch, grazie Mitch, sei un grande. Speriamo che offra anche la cena. No, già prenotato Mitch, mi raccomando. È lui o non è lui? Certo è lui, il mitico Blind. Come va? Tutto bene, sono un sacco emozionato perché è il mio primo red carpet, è la mia prima premiere, è il primo film che faccio. Ebbene sì, lui, il campione dei campioni, Marco Melandri, come va? Benissimo. Com'è il tuo Natale? Natale è un momento veloce, da dedicare alla famiglia, e un momento per riflettere su com'è stata l'anno, non la stagione, l'anno. Claudia Peroni, lei è la donna dei box, Natale nei box com'è? È sempre Natale ai box, è sempre Natale, diciamo così, perché comunque insomma c'è magia, c'è qualcosa di speciale, tutta l'energia che emana al Natale ai box c'è sempre. Assolutamente quindi. Sì. Ciao Gianluca. Ciao. Ho visto che ti hanno portato il trono appositamente per te. Come mai questa cosa? Perché mi stanco velocemente, quindi mi sono seduto. E in compagnia di Irene e Andrea Imago Produzioni, loro sono i numero uno delle produzioni televisive e cinematografiche. Come sarà il vostro Natale? Andre, grazie, non so come dirti, ringraziarti per questi complimenti. Il nostro Natale sarà ricco di novità e grandi progetti in partenza, quindi siamo felici su tutti i mercati, vediamo un grande positivismo e realismo nel fare, quindi... Per TG Events siamo qua, l'anteprima di Christmas Show con Andrea. Ciao Andrea, senti, finalmente torna il teatro panettone. Sì, tu che hai fatto tanti cinepanettoni, tu che ne hai visti, tu che sei un po' un panettone, che effetto ti fa questa serata? Ero un po' un panettone, adesso sono dimagrito, fa un bellissimo effetto. Poi soprattutto con te l'effetto è eccezionale. Eccezionale. Finalmente uno dei protagonisti, il più grande attore secondo me italiano. Com'è stato questo film? È un film sul Natale. I valori e del devo Natale. Dire che c'è tanta gente che torna al cinema, e per questa è una bella soddisfazione. Di Recep Bezaz. Bravo. Se no mi picchia, no, caro Luca, un'altra tua amica. Sì, lo salutiamo, ciao lo Luca. Lo salutiamo. Com'è il tuo Natale, Raju? Il mio Natale, nonostante io sia musulmana, sarà pieno di gioia, di regali e di scambio di energia positiva. Quello dovrebbe essere tutto l'anno però, mi raccomando. Siamo con Rosy Di Lettuso. Ciao Rosy, com'è il tuo Natale? Beh, guarda, io non vedo l'ora che arriva il Natale. Poi finalmente quest'anno siamo liberi.
È bellissimo il Natale, poi soprattutto adesso si può andare al cinema. Ebbene sì, siamo venuti solo per te, per vedere te, del film non ci interessa nulla. Dovete vedere il film al cinema, dovete venire tutti al cinema, bisogna far ripartire questo cinema. Ci sono tanti bei film in giro, ma dovete venire a vedere The Christmas Show, perché merita. E poi detto da Serena Utiere, insomma, direi che merita veramente. Grazie Serena. E da Milano è tutto, Andrea Evans, TG Evans.